Giustino Buda, Gennaro Donatelli, poi c'è Raffaele Delfino Prioli. Noi sto chiamando nell'ordine nel quale si sono prenotati, quindi Giustino Buda, Gennaro Donatelli e Clemente Prioli. Mentre arrivano, volevo dire al presidente D'Alfonso che ho notato in sala Domenico Russi, l'avvocato Mimmo Russi. Grande Mimmo. Noi con lui facciamo una trasmissione, Il Paese delle Meraviglie, dove lui fa l'avvocato dell'accusa e per ragioni insomma di palinsesto televisivo perde tutte le cause, e invece l'altro ieri ne ha vinto una che riguarda il comune di Pescara e che la riguardava direttamente. Poi ne parliamo. Io il sogno che ho nella mia vita è di vestire qualche volta la talare della pubblica accusa. Ah sì? È il sogno che ho nella mia vita. Non di fare il giudice, di fare la pubblica accusa. L'accusa. Allora, Roberto, prego, possiamo fare la prima domanda. Sono l'avvocato Giustino Buda, collega di studio, sono in pensione, quindi Mimmo Russi, che saluto, è stato uno dei miei migliori allievi. Torno, se mi permette, per accettare un pochettino il grado alcolico di quella grande distribuzione di alcol che lei definisce i rilievi della Corte. Sì, sì, sì. Vorrei sapere qualcosa di più. Quando lei spende un qualche cosa o incassa un qualche cosa, e D'Alfonso è il presidente vigente in carica, o è la regione che incassa e spende, come fa lei a ritenere legittimamente la discontinuità creata con la precedente amministrazione, quando anche i crediti e i debiti di quell'amministrazione sono della Regione Abruzzo? La Regione Abruzzo, quando subentra lei, non può dire: io parto da questo momento e quello che c'è stato me ne frego. Mi vuole chiarire? La ringrazio. Assolutamente, avvocato. Sì. Grazie, avvocato. Allora andiamo subito all'altra domanda. Questa... Ma facciamo così, poi completiamo il giro. Gennaro Donatelli, prego. Tanto per me è veloce. Sì, prego. Il discorso della diminuzione dei vitalizi e dei compensi nella regione. Il discorso può essere populista, ma fino a un certo punto, perché di fronte a un assegno del Movimento 5 Stelle che ridà 100 milioni di euro, non so, destinati alle piccole imprese, non c'è poco da dire. Anche perché, diciamo, questo può essere per le future, diciamo, politiche un discorso veramente serio, perché se si fa un ballottaggio tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle la vedo abbastanza dura. Io sono iscritto al Partito Democratico, quindi ci tengo. Okay, va bene, riduzione dei compensi ai consiglieri regionali, prego. Clemente Prioli, giusto? Sì, signor Presidente, io sono un uomo di terra a terra, cioè non dico parole difficili. Io sono rientrato in politica, ho 81 anni, solo per lei, a suo tempo. Lei ha fatto grande, ha fatto ridiventare grande Pescara. Un altro sindaco, mio grandissimo amico, aveva fatto come lei. E perciò mi sono permesso di aiutare lei, ma con tanto amore e tanta fatica. Oggi vede le sue opere a Pescara tutte abbandonate. Giardini, strade, aiuole, porto di Pescara. Ma che le devo dire? I suoi bei giardini sono diventati dei Vespasiani dei cani, tutto sfasciato, rotto, strade. Non ne dico altro, se lei è pescarese, gira Pescara, se ne può accorgere. Grazie. Qual era l'altro sindaco che era stato bravo come D'Alfonso? Beh, ha regnato 12 anni. Io so che. Allora, io ringrazio queste belle domande e poi ve lo dico. Mi fanno entrare nel merito, diciamo, della seconda parte di questa trasmissione, che è fatta di democrazia e di televisione. La televisione sei tu, la democrazia siete voi. Ringrazio l'avvocato Buda. Allora, la domanda dell'avvocato Buda ha dentro di sé la proiezione dell'argomento persona giuridica, persona fisica. Io mi sento coinvolto dalla personalità giuridica della regione, e gli obblighi della regione sono obblighi al di là delle maggioranze e delle legislature. Però l'ordinamento vuole che nella legislatura che mi vede presidente
io definisca il conto consuntivo del 2018 durante il 2019. Cioè nei miei 5 anni, 4 consuntivi li devo definire io. E il legislatore non è che ha voluto questo per un dispetto di ginnastica cartacea, per la correntezza documentale. La mia amministrazione, quella che presiedo io, deve approvare il consuntivo 2014, ma il consuntivo 2014 per essere approvato ha bisogno propedeuticamente del consuntivo 2013. Per approvare il consuntivo 2013 io lo avrei dovuto trovare già approvato. Non l'ho trovato approvato. E perché non l'ho trovato approvato? Per approvare il conto consuntivo 2013, qui è presente un magistrato emerito della Corte dei Conti, l'onorevole Raffaele Delfino, c'è bisogno che si definisca il riaccertamento dei residui. I residui sono l'operazione verità che fa il gestore di una partita contabile. Si tratta di assumersi la responsabilità, coperto o non coperto, vero o non vero, esigibile o non esigibile. Tutto questo lavoro è costumatezza amministrativa, costumatezza. Io quando vado in un ente, quando me ne vado da un ente, faccio 2 operazioni che io chiamo curriculum vitae. Faccio il passaggio delle consegne con una distinta: la attiva società dei rifiuti, quanti dipendenti ha, quanto contenzioso ha, quanti crediti ha, e lo lascio a chi arriva in maniera tale che lui possa continuare la velocità del suo cammino. In questi 13 mesi io e l'assessore Paolucci abbiamo noi fatto il riaccertamento dei residui attivi e passivi del 2013 e l'abbiamo fatto a giugno del 2015. Fatto questo, a settembre faremo il conto consuntivo 2013, poi potremo fare il riaccertamento dei residui 2014 e poi il consuntivo 2014. Affermo soltanto che sarebbe stato più giusto, più legittimo, più naturale che l'avessero fatto quelli che ci stavano prima in regime dei loro doveri. La Corte dei Conti ha semplicemente richiamato noi ad adempiere rispetto a quei fatti lì. Noi lo stiamo facendo con una complessità documentale che è straordinaria, è straordinaria. Io per esempio mi devo occupare dei 100 milioni di euro di contenzioso con Villapini, gius penalistici e gius contabilistici. Non si ritrovano le carte. È chiaro che lo devo fare io, perché ci sto io adesso, ma non si ritrovano le carte. Ma mannaggia la miseria, quelle carte esistevano. Si tratta di tenerle in ordine. Così come c'è 1 miliardo di euro, e lo dico in televisione, registrato, possono tutti quanti controdedurre, 1 miliardo di euro di gestione del commissariamento del terremoto in capo alla regione, che non è stato rendicontato, non in parte, totalmente. Se allora io fossi come presidente della regione un ex frate caracciolino che mi eleggono per la mia simpatia, è probabile che io non sappia che una gestione commissariale non va rendicontata o va rendicontata, ma se io di professione faccio l'avvocato e il revisore dei conti, non posso non sapere che 1 miliardo di euro va rendicontato, e va rendicontato per tempo. Io mi sono trovato davanti a questi corni problematici, ma non li ho mai detti sulla stampa, perché poi la stampa non aiuta il dibattito. La Corte dei Conti che cos'è che ci ha detto? Provvedete. È stato trascritto, sciolto il Consiglio regionale, tant'è che la Corte dei Conti ha dovuto intervenire con un comunicato, e l'onorevole Delfino sa che la Corte dei Conti non fa comunicati, per precisare l'assoluta correntezza della loro attività di pronuncia. Però aderisco all'invito dell'avvocato Buda a sentirmi persona giuridica e non solo persona fisica. A settembre noi chiudiamo il consuntivo 2013. Argomento compensi alla regione. Compensi, allora, noi faremo una legge che riduce i compensi portandoli fino a quelli del sindaco delle città capoluogo di regione. Io però ci voglio mettere una cosa in più. Dove sta il domandante? Gennaro Donatelli. Gennaro, noi ci metteremo una cosa in più. Noi dobbiamo cristallizzare anche il reddito percepito durante l'attività di lavoro.
cioè il reddito negli enti sta facendo impazzire la gente. La storia degli alberghi, dei ristoranti e di tutto quello che segue, segue dall'impazzimento dei redditi. Se allora uno viene eletto, io lavoro all'Enel, vengo eletto, faccio lo svolgimento dell'attività e conservo il mio reddito di provenienza, non succede nessun impazzimento. Noi dobbiamo dare dignità anche al reddito da lavoro, determinando che ciascuno conserva il reddito che ha fino al tetto massimo del sindaco della città capoluogo di regione. Ma non è possibile che si verifichi questa sciarada, questa deriva di condotte individuali in ragione di ciò che la democrazia remunera ad un eletto. Questo è un pensiero di un ex consigliere regionale di Rifondazione Comunista che mi ha convinto molto. Secondo me uno quando fa l'eletto deve soltanto confermare il suo reddito di lavoro, senza nulla in più. E se il reddito da lavoro è molto alto, c'è una soglia invalicabile che è quella del sindaco. Io vi dico, per esempio, ho un reddito da lavoro che sta leggermente sotto quello del sindaco della città capoluogo, quindi a me va benissimo, ma voglio che ci sia una misura educativa, eticamente educativa, rispetto all'impazzimento che si è verificato non solo in Abruzzo. C'è l'utilizzo dei ristoranti e degli alberghi che hanno fatto alcuni eletti e conseguenza dell'innaffiamento esagerato su questo fronte. Allora diamo dignità al reddito da lavoro, ma perché quando è nata la democrazia non era questa la guarentigia di cui si godeva in democrazia? Pensate alle forme sante e salve e sane di sindacato. Quando uno svolge attività nel sindacato conserva il reddito da lavoro, quindi ragioniamo su questo. La norma la facciamo, entro dicembre di quest'anno facciamo la norma sui compensi. Ultima domanda. Abbandono di Pescara, tutte le lamentele. Questa è la cosa più difficile. Io avrei voluto fare il sindaco per altri 54 mesi. Purtroppo è successo quello che voi sapete, del quale mi sto occupando adesso in termini anche di una lettura interessante di risarcimento di danni alla città. Perché noi, in ragione di quella vicenda, la città ha perso una serie di chance. E non voglio citare quelle mie personali, che non valgono, perché comunque io ho vissuto delle esperienze, tra virgolette, molto formative. Un giornalista mi ha detto: non ti saresti mai goduto i tuoi figli se non fosse successo quel fatto. Però è fuori di dubbio che la città ha subito dei danni e sono pronto a documentare. Noi abbiamo perso 25 milioni di euro per la copertura del teatro d'Annunzio, ce li aveva dati i 150 anni dell'Unità d'Italia, e altro ancora. Il problema adesso è che le città non hanno più un euro per fare manutenzione. Io sto aiutando molto le città capoluogo. Il più alto numero di ringraziamenti mi arriva dal sindaco di Teramo e dall'assessore Mario Colantonio di Chieti. Non cito il sindaco dell'Aquila, che è del mio partito, e non cito neanche il sindaco di Pescara, che è del mio partito, ma il sindaco di Teramo mi ringrazia ripetutamente. Ma vedo le città, soprattutto le grandi città, davvero in difficoltà. Noi a Pescara abbiamo programmato un'importante quantità di investimenti, ma il punto è che, fatto l'investimento, la città non ha nessuna forza per fare manutenzione. Noi adesso faremo un intervento sul parco d'Avalos, probabilmente riacquistiamo anche l'ex galoppatoio, caro Raffaele. L'ex galoppatoio deve rientrare nel patrimonio del parco d'Avalos. Lo doveva comprare la città di Pescara al suo tempo, costava soltanto 800 milioni di lire. Ma la domanda è: come si farà per la manutenzione? Oggi ho parlato con Graziano Del Rio, il ministro dei lavori pubblici, e gli ho detto: Graziano, fate un piano città per le manutenzioni, per le opere minori. Non è vero che l'Italia ha bisogno soltanto di grandi opere, anche di opere minori. Quindi, caro avvocato, che mi hai posto la domanda sulle opere a Pescara abbandonate, io sono pronto ad aiutare questa città, però esiste un tema di flusso finanziario per la manutenzione ordinaria. Io per esempio ho come una specie di cappio al collo la condizione della nave di Cascella, ma accanto alla nave di Cascella c'è anche quell'opera d'arte al tribunale, che è quella di Spalletti, il maestro Spalletti, la fontana di Spalletti. C'è bisogno lì di costante manutenzione. Io mi ricordo quanto pagavamo noi, costava 1500 euro al mese a manutenere quell'opera.
perché sono opere che hanno bisogno di un'attenzione straordinaria e vi assicuro che oggi la città non ce l'ha. Dobbiamo continuare a operare, io penso che arriverà un'apertura di attenzioni sulle opere manutentive anche da parte di Bruxelles. Allora andiamo con le altre tre prenotazioni di domande che ci sono, quindi invito Roberto a farsi raggiungere da Mucuna, che questo è il nome, poi l'onorevole da Ferre Delfino e Fabio Giampaolo. Giampaolo rinunciato, chi è che rinuncia? Delfino? Delfino. Perfetto, va bene, allora Mucuna e Fabio Giampaolo. Nel frattempo io chiedo ad Alfonso, lei ha definito ridente e non ridicola la conferenza stampa che è stata fatta dal centrodestra sulla faccenda della Corte dei Conti e bilancio. Che significato c'è tra ridente e ridicola? Qual è la differenza? Allora, è ridente ciò che richiede un po' di discernimento. È ridicolo, direbbero i magistrati giuspenalistici, prima facie, si dice così, è ridicolo ciò che appare a prima lettura capace di muovere i denti, è ridente ciò che esige anche un po' di discernimento. Quindi è più fine la... è più fine. Allora andiamo alla domanda, prego. Mucuna, Mucuna, come ti chiami? Mi chiamo Mucuna, Mucuna. Bravo. Buonasera Presidente e saluto anche naturalmente tutti gli altri. La mia domanda si presenta sotto il doppio profilo. Il primo è di carattere generale ed è per essere coerenti anche con la mia presenza nel consesso. Qual è l'azione che sta portando avanti il governo regionale sul piano della pedagogia in materia di immigrazione rispetto anche per le altre regioni italiane? Per quanto riguarda il profilo tipico specifico, io dopo decenni di permanenza in questa regione ho notato che ci sono molte affinità, per esempio con il continente africano, eccetera. Qual è l'azione che il governo regionale sta portando avanti per dare, per proiettare la regione anche sul continente africano, specie in Sub-Sahara? Grazie. Grazie a lei. Facciamo l'altra domanda, il signor Fabio Giampaolo. Buonasera, volevo chiedere a Luciano D'Alfonso cosa ne pensa della gestione dell'ACA, le risorse idriche, come si sente parlare di fondi europei per depuratori, e siccome l'ACA fa gestione e servizi, ma all'ACA servivano ingenti somme di reti infrastrutturali, di acque reflue e potenzialmente dei depuratori. E com'è possibile che l'ACA l'ha gestito sempre la politica? Adesso le aziende vendono molti soldi. Ecco, come si può pensare di risolvere questo problema? Grazie. Grazie. Prego, Presidente. Allora, per quanto riguarda la domanda del nostro amico cittadino nuovo, la mia idea rispetto ai flussi migratori è quella che facciamo parte di una comunità nazionale, inseriti in una comunità internazionale, e abbiamo obblighi di solidarietà. Chiaramente in un quadro di rispetto di regole, sapendo che ci sono interi segmenti lavorativi che oggi sono di straordinaria coerenza nei confronti di questa capacità di forza lavoro che arriva anche dall'esterno della comunità nazionale. Tutto il mondo dell'assistenza, per esempio, esige collaborazione di nuove braccia, di nuova prestazione fisica, di nuova collaborazione anche professionale da mondi che ci danno numeri, che ci danno anche intelligenza lavorativa, addirittura capacità di amore. Io conosco molte famiglie che hanno risolto il problema del dopo di noi grazie alla solidarietà e alla forza fisica di queste straordinarie espressioni della comunità internazionale. Giorni fa mi è venuto a trovare l'ex sindaco di Scafa e mi ha detto che per fortuna che loro hanno trovato un cittadino nuovo che ha saputo assistere con forza e cuore, con cervello e braccia, il bisogno di sostegno fisico del papà che era malato di Alzheimer.
Questo dal punto di vista della domanda riferita a come noi intendiamo realizzare anche un'attività pedagogica rispetto ai flussi migratori e a quello che arriva dalla comunità internazionale. Circa invece il rapporto con l'Africa, sia con l'Africa settentrionale che con l'Africa subsahariana, noi abbiamo una tradizione, devo dire, generata dall'onorevole Melilla prevalentemente e da altri esponenti della sinistra riformista abruzzese, di cooperazione internazionale davvero seria, rigorosa, da Tonino Natarelli, per esempio, che in Angola sta portando avanti progetti importanti. Noi vogliamo continuare su questo fronte, rivelando però che il bilancio della regione anche sulla cooperazione internazionale deve fare molta attenzione. La Corte dei Conti ci ricorda prima di tutto di dedicarci a quelli che sono i nostri doveri istituzionali, fino alle operazioni di risanamento. Io ho parlato con Matteo Renzi e col ministro Gentiloni affinché progetti importanti anche di alcune fondazioni private sostenute dalla regione e dal comune di Pescara possano trovare copertura nell'ambito dei fondi della cooperazione internazionale. Io ho un incarico a Bruxelles all'interno del Comitato Europeo delle Regioni, stiamo facendo anche lì un discorso di apertura poiché abbiamo fondi importanti per la cooperazione internazionale come partecipi dell'assetto regionalista delle regioni d'Europa. Come Abruzzo, prima di poter investire dobbiamo risanare. Siamo in attesa di avere 450 milioni di euro dal Tesoro con un prestito trentennale che ci consentirà di risolvere tutto il disavanzo che noi abbiamo ereditato, devo dire non dall'ultima legislatura soltanto, ma anche da quelle precedenti. Se non facciamo questo non possiamo procedere. Gestione ACA, sì. Devo riconoscere che l'attuale commissario sta risanando l'ACA e lo sta facendo con risultati evidenti. Circa i depuratori, noi abbiamo affidato a tutti i soggetti di gestione del ciclo idrico fondi sufficienti per potenziare e aumentare i depuratori abruzzesi. Il ciclo idrico riguarda anche i depuratori. L'ACA è destinataria di fondi della regione che dovrà appaltare per fare in modo che ai fiumi e dai fiumi non arrivi acqua malata al mare. Siamo in continuo spingimento affinché i soggetti gestori del ciclo idrico appaltino e riescano ad eseguire. Noi facciamo finanziamento e vigilanza, ricordandoci che siamo la Cassazione. Bene Presidente, ci avviamo proprio alla conclusione con un po' di domande flash, risposte brevi. Allora, la prima curiosità è una cosa che le viene chiesto spesso, eccetera, eccetera. Ma con Renzi non c'è un buon feeling tra lei e il Presidente del Consiglio? Insomma, perché non viene in Abruzzo? Quante volte glielo hanno chiesto in questo periodo? Allora, tante volte. Lui, Renzi, è un personaggio, diciamo, molto, come si può dire, dinamicamente a volte imprendibile. Vi somigliate? Forse. Forse. Allora, lui credo che voglia venire quando la festa è sicura. Allora, lui ha un tema riguardante la città dell'Aquila per la quale sta facendo i compiti a casa e vuole essere sicuro che se si presenta all'Aquila tutto quello che doveva essere fatto è stato fatto sul piano della copertura finanziaria, della scorrevolezza dei cantieri, dei ritardi precedenti. Lo vedremo tra 50 anni allora. Lui, vi faccio vedere gli sms che ho. È stato di recente a Tel Aviv, mi ha fatto un sms, mi ha detto sto programmando la venuta in Abruzzo. Io non lo comunico più perché aspetto la certezza che mi darà il Ministero degli Interni, perché il capo della sua sicurezza, l'ex questore dell'Aquila, non aspetto che me lo dica Matteo Renzi, ma aspetto che me lo dica il questore dell'Aquila in merito, il questore Rizzi, che mi dice prepara il programma perché è sicuro. Aggiungo invece che un alto vertice dello Stato mi ha detto che verrà all'Aquila, Mattarella, probabilmente a Lanciano e io spero anche al Voltosanto di Manoppello, Mattarella, Presidente, che ha un vincolo speciale anche con la città dell'Aquila per rapporti precedenti e mi permetto di dire che ha anche un vincolo speciale con la città di Pescara e con questa classe dirigente. Io ce li voglio portare e non ho in mente i giochi del Mediterraneo o altro. Semplicemente far vedere quello che noi faremo anche sul piano delle grandi infrastrutture trasportistiche europee. Io voglio dedicare i 5 anni della regione che la democrazia abruzzese mi ha consentito
alla connettività ferroviaria, Raffaele, all'alta velocità ferroviaria, al potenziamento dei depuratori e al risanamento dei fiumi, alla sistemazione del dissesto idrogeologico, quarto, al risanamento della sanità nel senso del percepito anche della sanità, quinto, alla banda larga e ultralarga in tutti i comuni per l'agenzia e l'agenda digitale. Noi vogliamo che digitalmente l'Abruzzo sia servito dovunque con la stessa qualità. Queste sono le cinque grandi questioni sulle quali mi impegnerò e questo porterà con sé risultati anche economici importanti. Negli ultimi 9 mesi l'Abruzzo ha incassato questi risultati: più 23.000 posti di lavoro, più 2,9% di export, più domanda di consumo di energia elettrica industriale, più domanda di collocazione bancaria, più brevetti e innovazioni industriali. Noi siamo partiti adesso anche con gli Erasmus regionali rivolti ai giovani. C'è molto da fare, molto, molto da fare, ma non ho difficoltà a immaginare che ce la faremo. Dico a questa platea, e lo dico anche a Pasquale Paciglio, l'Abruzzo ha 1 miliardo 724 milioni di euro per i prossimi 7 anni da dare per impresa agricola, spazio rurale, competitività industriale, potenziamento territoriale, banda ultralarga. Noi tra fondi europei e fondi nazionali destinati allo sviluppo abbiamo 1 miliardo 724 milioni, che non si dà al rubinetto come ai tempi della Cassa del Mezzogiorno, si dà davanti a progetti di qualità. Per cui dico agli abruzzesi: scatenatevi a concepire progetti. Due no, no agli ostelli, l'Abruzzo è pieno di ostelli vuoti, e no a opere fredde che non sono capaci di funzionare quando sono finiti i finanziamenti. Abbiamo bisogno di opere capaci di sprigionare il funzionamento. Eccellenza sul Trigno, un bravo giovane sindaco con dei giovanotti accanto, hanno realizzato un parco avventure che è sempre pieno di persone. Così come a Santo Stefano di Sessani un imprenditore ha fatto quel miracolo. Dovunque dobbiamo fare cose funzionanti e belle. L'Abruzzo ci metterà tutto quello che ha. E non solo, ma fare, come si diceva, squadre, vendere il marchio Abruzzo per intero, come lo si sta facendo all'Expo, che è veramente un banco di prova dove l'Abruzzo si sta presentando come finalmente Abruzzo e non come Pescara, Chieti, L'Aquila, Teramo, provincia, oppure ristoratori da una parte, eccetera. Devo dire che all'Expo state facendo un gran lavoro come Regione Abruzzo. Detto ciò, le ho ricordato all'inizio di trasmissione che la campagna elettorale è finita, ma le voglio ricordare anche che in campagna elettorale forse ha fatto qualche promessa di troppo e qualche malcontento, mal di pancia le si sta rivoltando contro in qualche modo, e parlo non solo della parte politica, che so, Abruzzo Civico, eccetera, ma anche di altri personaggi che gravitano nel nostro mondo in qualche modo. Questa la preoccupa? No, assolutamente no, però se mi aiuti a individuarli, convinco. Perfetto, allora manderò un'email, un messaggino con il nome. Come pure, per esempio, le nomine, le ha blandito un po' qualcuno dell'opposizione, il grillino al quale, insomma, ha rovinato la carriera perché ha dovuto abbandonare il gruppo. Una cosa volevo dire: perché è contro la nomina di Tripuoggi alla presidenza del Gran Sasso, il Parco Gran Sasso? Allora, non sono contro la nomina di Tripuoggi, tant'è che sono stato tra quelli che ha acceso luci sulla sua potenzialità democratica istituzionale. Avevo anche un progetto di chiedergli se ci fossero state le condizioni di candidarsi con noi in una esperienza istituzionale territoriale. Poi è andato a fare il vice sindaco all'Aquila, mi pare anche con pieno successo. Semplicemente ho ritenuto che per quanto riguarda il Parco del Gran Sasso si possa trovare convergenza sul nome della professionalità giuridica con piena confidenza con la cultura ambientalista, che abbia modo di mettere dentro sia la territorialità teramana che aquilana. E l'avvocato Tommaso Navarra ha queste caratteristiche, anche perché ci si è lavorato per anni e da anni su questo fronte, volendo trovare uno che parli anche il linguaggio di coloro i quali solitamente dicono i no. E lui ha il dialetto di quel mondo, ma per portare quel mondo a dire dei sì.
rispetto a Trifoggio soltanto consenso, nel senso produco solo consenso, e mi piacerebbe che lui continui a fare servizio pubblico e servizio civile a favore di questa regione e di questa comunità. Per quanto riguarda invece la mia volontà di allargare la base istituzionale, democratica, elettorale, me lo porto da lontano. A me piacerebbe per esempio che aumentasse il numero di coloro i quali donano il voto favorevole durante le decisioni consigliari. Non ho l'idea dello scontro muro contro muro, ho l'idea che sul programma si può dire di sì anche partendo da molto lontano. Questa è la regione di Silvio Spaventa, è stato un uomo della destra storica che ha fatto il più elevato provvedimento di sinistra della sinistra storica del tempo. Lui ha fatto nascere la Società Nazionale delle Ferrovie da uomo liberale di destra che avrebbe dovuto invece privatizzare le ferrovie. Erano già private, come sa qualcuno presente in platea, lui ha fatto la nazionalizzazione. Per quel provvedimento fece cadere la destra storica e entrò la sinistra storica al governo, 1876. A me fa piacere quando uno cambia su un pezzo tematico le proprie opinioni, alla condizione che faccia un ragionamento laico, adulto, in libertà, in autonomia e in genuinità. Lavorerò per questo fino all'infinito, soprattutto voglio che questa regione diventi una dinamo dell'Adriatico, dotata sul piano infrastrutturale, moderna, che in maniera molto facile dica di sì a chi vuole fare investimenti. Mi prendo un merito davanti a tutti. Dopo il 2 di settembre si fa la gara d'appalto per la Fondo Valle Sangro, 120 milioni di euro. Graziano Del Rio, ministro delle infrastrutture, Marchionne una cosa aveva chiesto all'Abruzzo: io faccio 750 milioni di euro di lavoro attraverso la Sevel, voi abruzzesi fatemi la strada. Noi gliela stiamo facendo, abbiamo trovato progetto, autorizzazioni, fondi, e io ogni settimana vado a rompere le scatole al Ministero delle Infrastrutture affinché esca il bando di gara. Questo è il mio modo di fare. Mi hanno detto che voglio comunalizzare l'Abruzzo, se significa fare in modo che il potere venga usato, sì. Vi dico anche che si farà il palazzo nuovo della regione a Pescara, e nel mentre facciamo questo approveremo una legge all'Aquila che si chiama L'Aquila città capoluogo, una legge che dota un addizionale a favore dell'Aquila per i servizi che eroga, e qui facciamo un nuovo palazzo alla regione. Presidente, abbiamo chiuso. Dove vai in vacanza e quando? Ci vorrei andare al più presto possibile, perché ho la sensazione che sto impazzendo, ma da qualche parte andrò. Ma quando? Forse ai primi di agosto. Ma in questo periodo, nel tempo libero, che fa? Allora, sto leggendo un libro bellissimo. Sta leggendo un libro. Riesci anche a leggere un libro? Sto leggendo un libro bellissimo che si chiama Il complesso di Telemaco. Io pensavo che il personaggio più importante fosse Ulisse, poi ho pensato che fosse fascinosa Penelope e Nausicaa, invece il personaggio più importante è Telemaco, perché mentre Ulisse è cambiato molto quando è tornato e non riusciva a riconoscere nulla, Telemaco lo ha aspettato, ha guardato il mare, dal mare si aspettava buone notizie, quando è tornato il papà pensava che fosse tale e quale, era profondamente cambiato, forse anche malato. Telemaco mi fa pensare ad uno che guarda con fiducia al futuro, e il futuro è il mare, ed è il contrario di Edipo, che strappò gli occhi a se stesso per essersi innamorato della mamma. Lui con gli occhi voleva costruire il futuro. A me piace molto Telemaco. Salutiamo gli abruzzesi. Tanti saluti. Grazie al caro D'Alfonso. Allora, questo ottovolante finisce qui. Grazie a tutti per essere stati con noi. Grazie, arrivederci.